Ok, siamo pronti per preparare una piccola pizza. Eccolo qua il pannetto. Si mette in questo modo. Così fa poco poco infarinare. Così facciamo, vedete, in maniera. Lo si gira un'altra volta. Si fa il bordo. In questo modo. Oggi facciamo vedere come si prepara una pizza utilizzando una teglia piccolina da mettere al fuoco prima, quando la temperatura avrà più o meno 250 gradi, anche oltre. Siamo pronti. Si prepara prima la pizza, chiaramente, un secondo prima. L'abbiamo già preparata, vedete. E si mette sopra così. Ok. Senza perdere tempo si mette già la salsa veloce. Questa è una, diciamo così, una, non è una passata, ma è proprio un concentrato di pomodori. Velocemente bisogna mettere già la mozzarella. Ecco qua, va bene così. Si può mettere anche qualche foglietta di velocemente di, qua così. Ok. La cosa che bisogna fare molto veloce, ecco, un po' di olio. Si può anche mettere un secondo anche il coperchio così. Deve stare al massimo 2 minuti, 2 minuti e mezzo così. Ok, ecco qua, abbiamo messo già il grill a 250 gradi nella parte alta. Io adesso con questo attrezzino recupero così e la metto nella parte alta della cucina. Com'è? La ripresa vi porta qualche problemino tecnico, quindi si fa in un lasso di tempo velocissimo. Ecco, questo possiamo spegnere. Ecco qua. Adesso deve cuocere almeno per 1 minuto o 2 nella parte alta, ecco, del forno col grill acceso a 250 gradi al massimo. Io in questo caso ho preso una cosa mia personale, posso addirittura chiudere completamente. Ok, vedete la pizza? Questa è la pizza napoletana classica alla margherita fatta in maniera veloce utilizzando sia prima il fornello e poi la parte alta del forno, quindi il grill a 250 gradi. Purtroppo io preferisco farla brosolare e quindi preferisco ancora un altro. Ok. Ecco qua. La possiamo cacciare. Abbiamo fatto la nostra pizza margherita. Tagliamo un pezzo così. Vedete com'è venuta? Si presenta anche nella parte interna, vedete, addirittura con le bolle, friabile, morbida. Si mantiene giusto giusto come serve, ben lievitata con il cordicione al massimo. Vedete? Si può anche piegare, non si rompe. La caratteristica della pizza fatta bene è che quando la pieghi si può piegare un po' come un foglio e non si rompe. E adesso me la gusto con una birretta fresca e vi auguro tutta una buona giornata. Il tempo sta